È iniziata una settimana importante per il Parco Nazionale della Sila, perché è in corso di svolgimento la missione di valutazione tecnica dell'Unione Mondiale per la conservazione della natura, ovvero il passaggio che precede l'eventuale riconoscimento al Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Dunque giorni importanti per l'ente silano che ha intrapreso questo percorso, ovvero l'iter che potrebbe portare al riconoscimento nel 2012. In questi giorni quindi il dottor Heiss, il valutatore dell'Unione Mondiale per la conservazione della natura, sta visitando la Sila Grande e quella piccola per visionare sul campo le varie unicità presenti in questo territorio. C'è stata una bellissima partecipazione sia di amministratori che di operatori e di politici che dimostra il grande interesse del territorio verso questo percorso che abbiamo condiviso fin dall'inizio. Bisogna anche dire che dopo che il valutatore darà il suo responso, questo arriverà all'UNESCO e l'UNESCO naturalmente ascolterà poi anche la parte politica, quindi sarà necessario che anche il governo faccia la sua parte, che ci siano delle pressioni forti che mostrino un grande interesse per questo territorio e per questo riconoscimento.